Grazie Presidente. Dunque la mozione di oggi, per dirlo anche ai cittadini che ci ascoltano e ci seguono, riguarda l'azienda Pharma Sociosanitaria Capitolina, denominata Pharmacap, che è un'azienda di proprietà di Roma Capitale, che detiene un asset importante in termini di network di farmacie comunali, sono 45, e non solo, fornisce anche un sostegno di tipo preventivo alle fasce deboli della popolazione in ambito sociosanitario, per capirci servizi di teleassistenza, telecompagnie e in passato anche telemonitoraggio e telesoccorso. Con quest'atto intendiamo certificare, qualora ce ne fosse ulteriore bisogno, la volontà politica di mantenere questa azienda Pharmacap, un'azienda pubblica, un'azienda speciale, ma non solo, anche di rilanciarla. Lo diciamo forte e convinti, questa azienda non è in vendita. E non lo è perché le 45 farmacie costituiscono un asset importante non solo dal punto di vista della potenziale redditività, ma soprattutto per ciò che rappresentano a livello territoriale. Le 45 farmacie sono presenti in tutto il territorio di Roma Capitale, talvolta in contesti complessi, e quindi in questo senso rappresentano un punto di riferimento per la cittadinanza, soprattutto per quella parte di cittadinanza che è in condizioni di fragilità. Noi crediamo che quest'asset possa essere davvero strategico nel coadiuvare Roma Capitale nella sua azione di intervento verso le fasce più deboli. Per rilanciare questa azienda, perché nostra intenzione è rilanciarla, guardiamo ai modelli vincenti di Reggio Emilia per esempio, è necessario fare alcuni passi fondamentali, l'abbiamo ricordato stamane in commissione congiunta con il Presidente Terranova, la Presidente Catini, alcuni step fondamentali. Il primo tra questi è dotare questa azienda di un organo di controllo. Siamo ancora sotto l'egida del commissario straordinario, ma ormai sono trascorsi svariati anni, per cui non ha più senso di insistere sulla gestione attraverso un commissario straordinario, ma è giunto il momento che questa azienda possa avere davanti un quadro di governance stabile, che assicuri come prima cosa l'approvazione dei bilanci dal 2013 al 2018. È assolutamente fondamentale per qualsiasi tipo di azione che si intende portare avanti. Ma non solo, questo rilancio deve passare attraverso un aumento della profittabilità, compatibilmente con quella che è la mission aziendale di questo network di farmacie, che diciamolo e ricordiamolo a chi ci ascolta, è un network forse il primo in Italia come gruppo di farmacie sul territorio. Ma non solo, questa governance deve consentire di poter rafforzare il ruolo sociale, le finalità sociali che ha alla base la nascita di questa azienda. E come fare tutto ciò se non salvaguardando l'occupazione, ma di più puntando sulla formazione, sull'aggiornamento continuo delle risorse dei dipendenti che lavorano da anni in questa azienda e costituiscono un vero e proprio asset per Roma Capitale. Crediamo che questa azienda abbia le carte in regola per poter fare bene e intendiamo con la mozione di oggi ulteriormente certificare questa nostra fiducia e questa nostra volontà. Grazie. Grazie a lei.